27 tra i più bei monumenti cittadini saranno oggetto nei prossimi mesi di un ampio programma di restauro. Entra nel vivo Monumentando Napoli, il progetto che Comune e Sovrintendenza hanno messo in campo per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico partenopeo. Oltre 3 milioni e mezzo di euro destinati al recupero di fontane, statue e altre strutture, di cui si occuperà l'agenzia Uno Outdoor, aggiudicataria della gara pubblica per la selezione di sponsor per l'attuazione dei lavori. La partenza sarà step by step, in quanto bisogna coinvolgere una serie di imprenditori e soprattutto, voglio dire, dobbiamo anche fare i conti con la sovrintendenza che ci consegnerà mano a mano tutti i monumenti. Dal ponte di Via Chiaia all'ingresso monumentale del Parco Virgiliano, gli interventi di recupero interesseranno i diversi quartieri della città e saranno articolati in più fasi, dall'analisi del manufatto al progetto finale di restauro. I lavori partiranno dalle fontane del Carciofo, del Seguro a Piazza Mercato e della Spina Corona. È importante che si lavori, che so, sull'arco di Castelnuovo, ma contemporaneamente sul monumento ai caduti di Pianura, e questo io lo ritengo molto importante perché lavorare solo sul centro storico genera negli abitanti delle periferie un senso di esclusione, e il senso di esclusione è la cosa peggiore che possa esistere. È bello vedere che ci siano imprenditori che investono per il decoro e la riqualificazione della nostra città, un bel messaggio che si unisce ai tanti investimenti pubblici che abbiamo messo in campo, come il grande progetto Centro Storico UNESCO e anche i lavori di restauro che stanno cominciando un po' in diversi pezzi della città. Il programma di restauro contribuirà in maniera significativa alla riqualificazione del comparto monumentale cittadino, colpito in alcuni casi da incuria e vandalismo. È assurdo imbrattare monumenti, è una violenza che si fa alla nostra storia, al nostro presente, al nostro futuro, quindi invitiamo tutti a essere rispettosi, a vigilare, a denunciare e poi anche a cercare di preservare meglio i monumenti restaurati e anche a ipotizzare di ottenere fondi per maggiori telecamere a tutela del nostro patrimonio. Napoli è un museo a cielo aperto e adesso è anche un museo sotterraneo con le stazioni della metropolitana, quindi tutto questo va preservato perché è anche una grandissima ricchezza economica di Napoli.